vincere aiuta a vivere meglio, ma basta molto molto meno per creare una leggenda. Come è successo il 17 novembre 1993 nella sconfitta per 7-1 contro l'Inghilterra. L'incredibile eliminazione degli inglesi dalla fase finale dei campionati di calcio che si svolgeranno in America nel 1994. Biancazzurri, numero 11, Gualtieri. San Marino che parte subito in avanti, c'è questo gol di Gualtieri. Questa partita mi ha fatto vivere un sogno per una ventina di minuti, perché la grande Inghilterra era sotto di un gol contro il pigmeo San Marino. Fare la telecronaca di una nazionale come quella sammarinese presuppone prepararsi a un risultato che, soprattutto con le grandi potenze calcistiche, era quasi scontato. Si trattava solo di difendere la dignità della nazionale, quindi non prendere molti gol, e questa azione mi ha reso felice, con i giornalisti inglesi che mi guardavano sbigottiti, perché guardavano la mia faccia, la mia espressione, e dicevano: ma com'è possibile? In effetti gli inglesi non la presero bene, avrebbero dovuto vincere con 7 gol di scarto per sperare di andare ai mondiali. Il gol di San Marino entrò nel Guinness dei primati come il gol più veloce della storia e trasformò il suo autore in un vero e proprio eroe. Un ragazzo inglese mi ha mandato una richiesta, vedi? Con le mie foto del gol, di quando ho fatto il gol, poi di quando ero giovane. Qui è la foto di quando giocavo in nazionale, avevo 22 anni. E quindi mi ha mandato tutte le foto e mi chiede gli autografi per fare. Mi è arrivato ieri direttamente. E così, cioè, dopo tutti questi anni ancora. Sì. E lui mi scrive proprio, vedi? Leicester. Sì, sì, ah, guarda che bello, però. Sì, sì. Ogni tanto arrivano e mi chiedono l'autografo e io le rispedisco, dai. Oggi come allora, Davide è un tecnico informatico. Non ci siamo resi conto perché ci siamo ritrovati in vantaggio così, ed è stata una sorpresa per tutti, perché poi questo record che è stato per 23 anni lì sui Guinness. Magnifici perdenti perché siamo in fondo, però continuiamo a lottare sempre su tutto e cerchiamo di dare il massimo sempre. È bello per quello, sì sì, io parlo anche con i ragazzi che giocano in nazionale adesso ed è bello perché è così. Siamo piccoli, ma cerchiamo di essere grandi.